Abbiamo scelto di dedicare una delle puntate del nostro viaggio attraverso la provincia al Corpo di Polizia Provinciale perché riteniamo che la Polizia Provinciale svolga un'attività intensa di contrasto ai crimini, soprattutto di carattere ambientale, e che però la cittadinanza ancora non ne percepisca appieno il ruolo. Il corpo della Polizia Provinciale di Napoli nasce 10 anni fa all'incirca con un compito preciso, quello di reprimere i reati inerenti al bracconaggio. Poi diventa piano piano, anche con l'evoluzione della materia legislativa, normativa, diventa una polizia per i reati ambientali. Siamo in una fase assolutamente iniziale, il nucleo è stato appena istituito, non di meno abbiamo già delle idee su come affrontare problemi abbastanza gravi di competenza dell'amministrazione provinciale. Abbiamo voluto fortemente rafforzare la sezione ambientale, quindi tutti i reati inerenti l'ambiente, e in questa provincia non sono pochi. Noi svolgiamo indagini molto particolari nel momento in cui andiamo ad affrontare delle argomentazioni molto delicate, quali possono essere lo smaltimento illecito dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. In alcune indagini sono molto più idonee la polizia provinciale che altri tipi di polizia, perché ognuno tiene una specializzazione, ognuno tiene un modo di fare. Che ci sono vari fattori che influiscono sulle indagini. La magistratura delega determinate attività di indagine, queste deleghe possono nascere da esposti dai cittadini, da segnalazioni, e noi praticamente operiamo per dare più informazioni possibili al magistrato affinché possa andare avanti con l'azione. Abbiamo deciso di affrontare questo viaggio attraverso due tipi di operazioni, un'operazione di terra ed un'operazione di mare. Un'operazione di terra che ci ha portato nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove l'attività della Polizia Provinciale è intensa, soprattutto nei confronti di quei fenomeni criminosi di carattere ambientale. La polizia provinciale che cosa fa? La polizia provinciale cerca di impedire queste attività, soprattutto con un controllo del territorio e facendo anche prevenzione. Dentro questi sacchi ci sta solo materiale di bar, ristoranti, caffè, sono tutti smaltimenti che loro comportano attività di ristorazione. Ristorazione che comportano una spesa superiore, eccessiva al costo della gestione di un ristorante, volendolo smaltire legalmente. E quindi loro cercano di risparmiare sui costi di smaltimento, pagando qualcuno un po' che niente, vengono a scaricare liberamente in un tesoro così bello e incontaminato come questo. Adesso procederemo al sequestro dell'area che qui stiamo verificando. Penso che più avanti gli agenti hanno riscontrato anche dei depositi di amianto, presumibilmente amianto, poi ci accertiamo e procediamo. Noi siamo riconosciuti come una delle forze più cattive sul territorio rispetto ai reati ambientali. Questo ce lo riconosce il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ce lo riconoscono le forze dell'ordine, e quindi dobbiamo crescere in questo senso, e abbiamo voluto dare grande importanza, e lo faremo anche attraverso una formazione che stiamo preparando proprio degli agenti in materia di reati ambientali. Iniziamo a circoscrivere la zona. Loro vedono insieme a qualcuno di ustedes amianto, chiaramente poi dice va messo in sicurezza, qualche cello fanno, ci dobbiamo portare. Tutto l'amianto è più avanti, sulla destra. Ma è poco, è assai. Allora sono vari cumuli. Sono vari cumuli. Che come si ben vede ci sono tegole di probabilmente contenente amianto e eternit, e poi diversi rifiuti sono anche stati incendiati. Per evitare che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze abbiamo sottoposto tutta l'area a sequestro.
un'area che prevalentemente è 40.000, presumibilmente 40.000 metri quadri. L'amianto è una particolare attività che richiede molta attenzione, perché liberando nell'area le polveri diventa pericoloso, e quanto più è libero, è aperto, smaciullato, più è pericoloso. Agente Sorbo, ma quanto potrebbe costare smaltire questo amianto? Ma all'incirca 4-5 mila euro, perché comunque, come ho detto, i costi sono onerosi, ci sono oltretutto da fare il piano di lavoro all'ASL, tutte le varie tasse governative da pagare, e in più ci sono delle discariche ben precise dove smaltirlo, e che quindi prendono un bel po' di soldi per poterlo smaltire, visto che sono pochi in Italia. E le aziende pensano bene di venire, esatto, a buttare qua. Per i 5.000 euro, invece di pigliare 5.000 euro, ne pigliano 2.000, però ti intascano tutti. La differenza e il contrasto tra questo degrado e di questo abbandono, di questo danno ambientale fatto dall'uomo, a questo giardino che poi a distanza di 10 metri c'è un giardino coltivato bellissimo di prodotti locali, poi classici del Vesuvio, che usufruiscono di un clima particolare, di un sole forte, di una terra vesuviana. Siamo in mezzo a dei vitigni straordinari. Sì. Tanto amore per questi vitigni. Tanto amore e tanto lavoro. Però qui la spazzatura ci mangia, perché vengono da giù dal paese, ristorante, gente che viene a buttare macchine, barche, poi se ne vanno e le incendiano pure, quello è il problema, non è che... Voi cosa fate? Insomma, le autorità intervengono? Vabbè, un altro giorno qui abbiamo trovato delle eternite proprio in mezzo alla strada, siamo andati al comune, hanno intervenuto per toglierle, perché erano eternite, ma altra roba, non si toglie niente. Loro puliscono e... dopo nemmeno 24 ore siamo di nuovo a Punta d'Acca. Certo, ma quanti casi di questo tipo vi capitano? Con che frequenza? Che interventi fate? Frequentemente capitano questi casi, perché il nostro territorio purtroppo è martoriato da questi depositi incontrollati di rifiuti. Dottoressa, quali altri tipi di attività ponete in essere in particolare? Vabbè, oltre a questa attività di prevenzione sul territorio, noi facciamo altri tipi di attività di prevenzione presso le ditte che effettuano sia recuperi che smaltimenti di rifiuti. Noi sul territorio veniamo richiesti moltissimo dalla Polizia Municipale, che non sempre è preparata in materia ambientale, ma anche dalla stessa Polizia di Stato, dai Carabinieri. Lavoriamo molto con la finanza, perché naturalmente poi si accosta molto bene la parte fiscale e quindi tutta un'attività di controllo sulla parte che a loro naturalmente di cui sono competenti. Ci siamo occupati di traffico illecito di rifiuti, per esempio il caso riguardante la TAV, con appalti pubblici. Facevano altro che smaltire illecitamente rifiuti attraverso la costruzione della TAV. In pratica mettevano i rifiuti sotto i viadotti. Poi cementavano sopra, sì. Abbiamo trovato un camion che trasportava illecitamente dei rifiuti. Naturalmente la Polizia Provinciale ha provveduto a sequestrare il mezzo, a segnalare il responsabile all'autorità giudiziaria, che poi farà il suo corso. È evidente che gli uomini della Polizia Provinciale, come ha sottolineato anche il comandante Lucia Rea, sicuramente non sono sufficienti a monitorare per intero il territorio provinciale. Su 3 milioni di abitanti, 140 uomini sono veramente troppo pochi, però noi riusciamo a organizzarci conoscendo un po'. Facciamo un pattugliamento ordinario, poi vediamo un controllo su mezzi natanti e poi procediamo per qualche scarico o qualche cosa difficile.
Mi sembrano un po' strani tutto questo, questi tubi che arrivano. Questa è un'area che noi abbiamo già sequestrato tempo fa e ci vertono già altri due sequestri, anche uno della Capitaneria di Porto. Ci sono tubi di scarico che vengono da quel condominio e scendono qui. Noi vediamo d'improvviso, guarda per esempio questa macchia bianca che c'è sull'acqua. Questo è un classico scarico abusivo, la vedi? Questi sono tutti scarichi autorizzati. E già quelli del comune devono essere a norma, devono essere puliti, devono essere. Vediamo se corrisponde, ma già sappiamo che qua presumibilmente non ci deve essere solo scarico. La maggioranza di aziende, di alberghi, sversa nelle nostre acque. Quindi il nostro mare, naturalmente, è sporco per questa ragione, perché è da sempre che scaricano nelle nostre acque. Ecco, adesso ci avviciniamo a quello che è lo sbocco del collettore Napoli Est, che raccoglie praticamente tutta la zona est della città di Napoli. E questo è anche un atto, tipologia di nostro intervento, quello che è controllare se sono funzionanti, se scaricano, oltre a quelli che sono reflui urbani, qualsiasi altra cosa, anche perché questa è una zona a grande collocazione industriale. Se in maniera capillare, senza fermarci un minuto, riusciamo ad agire in modo repressivo, ma anche in modo preventivo, perché è mancata la cultura della tutela del nostro patrimonio. Forse tra 10 anni avremo un mare che inizia ad essere un mare decente. Sì, è vero, ci sono le leggi, ci sono le disposizioni, ma forse nel DNA dei napoletani, dei campani in particolare, il senso della violazione della legge. E allora per avere qualche effetto particolare dal napoletano, secondo me si dovrebbe fare tutto il contrario, lasciare liberi immediatamente arrivano le regole da sole. Fino adesso abbiamo fatto un pattugliamento ordinario, adesso ci volgiamo al punto d'incontro con la nostra unità via terra e possono intervenire immediatamente sul luogo dell'abuso. Chiaro che non abbiamo ancora adesso al momento le prove di chi è il responsabile dell'uno o dell'altro condominio, ma abbiamo mandato immediatamente un'unità di terra da verificare presso il condominio le varie proprietà e i vari responsabili. Lì dove troviamo dei reati amministrativi saranno poi sanzionati amministrativamente, lì dove ci sono poi invece dei reati penali saranno poi notiziati la procura, che è molto attenta su queste attività di reati ambientali che nella nostra città sono spesso, molto spesso purtroppo accadono, anche credo principalmente per una cattiva senso di educazione, di civiltà e di legalità. Purtroppo in questa terra, in questa regione, se non si fa repressione e si fa solo prevenzione non serve a nulla. Bisogna applicare le sanzioni, bisogna sequestrare per avere dei risultati. Ma se questo vuol dire avere un ambiente migliore, va bene.